benvenuti in questo nuovo video. Che facciamo oggi? Facciamo un po' di riprese a lei. I'm blue. E quello che faremo è fare tutto ciò che è possibile ottenere, registrare, ditelo come vi pare, alla Giulia, che non è una mia amica, è lei, stando in casa, cioè, o meglio, io sfrutterò questo parcheggio di casa, quindi staremo in casa, ci sarà Anthony, vieni, Anthony che farà tutto ciò che è il backstage, avevo portato il cavalletto, però le vuole fare lui, quindi le farà lui, quindi lui è l'uomo backstage, e speriamo di fare qualcosa di carino. Ma prima... Sigla! Access granted. Girano i video di Aldo Ricci. Ok, allora, la prima cosa da fare è prendere tutto ciò che ci interessa. Serve il cavalletto, prendi cavalletto, slider e quest'altro cavalletto io l'avevo preso per questa camera qua, però se tu vuoi fare tu non serve. Fai tu? Allora, vai. Quindi questo lo lasciamo qua, questo lo lasciamo qua perché servirà dopo e ho portato questo. Spero non serva, ma vediamo, dipende dal cielo, che adesso come vedete è leggermente bianco. Il quadratino salta sulla faccia di papà? No. E clicca sulla faccia di papà? Adesso? Sì. Ok. Sto a fuoco? Sì. Sicuro? Sì. Mi vedo a fuoco? Il quadratino è bianco, sì. Se fai così? A posto? Sto a fuoco? Una volta posizionata la macchina, la prima cosa da fare cos'è? Pulirla. Via. Forza. Adesso andiamo a pulire. La macchina è pulita, Vado solo a pulire meglio i cerchi. Teoricamente basterà poco per togliere tutta quella. Evitiamo che sia asciugo. Ok. Io non ci fa. Votanti si incazzeranno, no, ah, ma dire come non si mette. Ragazzi, lo documento. Posizionata la macchina, scelto l'inquadratura, scelto il posto, pulita, tolta la polvere che si va a riposare di continuo, la macchina era pulita, ma dovuto togliere la polvere. Puliti i cerchi, messo il nero gomme, adesso montiamo l'attrezzatura e ci prepariamo. Partiamo con tutto ciò che è slider esterno. Allora, la prima cosa che utilizzeremo è cavalletto e slider. Io per adesso utilizzerò sullo slider il 24728. Quindi prendiamo questo, facciamo così, questo lo togliamo, mettiamo una scheda all'interno.
tutto ciò che faremo adesso lo trovate nel post Instagram, quindi non serve che vi ripeto tutto, ragazzi, ve l'ho scritto nel post Instagram, andate su Instagram, c'è un post dove si vede la Giulia e sotto degli appunti che ho preso mentre mandavo un fax. La macchina la inquadriamo prima: frontale, laterale, posteriore, tre quarti anteriore, tre quarti posteriore, ovviamente tutto con movimenti di slider. L'altezza consigliata è l'altezza della maniglia, quindi mi devo abbassare a quest'altezza qua. Non toccare più lo schermo che fa da solo. Praticamente voi non lo vedete, o meglio sì, forse sì. Mi dà un po' fastidio questa casa, però vediamo se riesco a toglierla. Possiamo staccare l'autofocus e andiamo in manual focus. Questa prima clip me la faccio 4K25 perché so che non la userò, quindi è soltanto un ingresso. Parto da qua, purtroppo ho sti fili, anzi partiamo dall'erba, va. Partiamo dall'erba, bilanciamo un attimo meglio la camera, ok. Parto dall'erba e vado su. Prepariamo e la facciamo. Fermo così, qui andiamo autofocus e gli diciamo che la macchina è quella che ci interessa. Ok, via. Come mi fai vedere? Modo tale che quando ci arrivo sotto ho anche un po' di cielo, un pochettino perché purtroppo non ce l'ho, però qualcosa c'è. Quindi vado, ok, in questo caso lo stabilizzatore credo che possa accenderlo e via. Perfetta oggi!
Fermati. Allora, adesso quello che dobbiamo fare è entrare nella macchina, però lo facciamo per gradi. Quindi questa scena la facciamo tre volte. Lo slider lo punto leggermente in avanti. Ovviamente sarà in bolla soltanto rispetto al pavimento. Eccola qua. Oh ragazzi, che luce oggi! Bellissima! Bellissima, signori! Ok, partiamo da dietro. Ovviamente per un attimo lo slider si vedrà. Prendetevi sempre prima il punto di messa a fuoco, capite dove dovete arrivare e la fate. Ciao, sono Sara, ero in Australia. Viaggiamo in valle una mattina insieme ai vari ragazzi parcheggiati. Stavamo facendo colazione. Invece di dire... Finalmente sono online le mie color. It's a very hard challenge. In tanti ero molto titubante se mettere online o non mettere online. Ho deciso di mettere online quelle che trovate anche nelle mie storie di Instagram. Quindi trovate Opaco, Eroi Color e Fuji. Sono queste tre le color che potrete utilizzare sui vostri video. Come funziona? Scaricate il file, è un punto cube, quindi è molto semplice, non dovete fare altro. Il file è pronto, lo prendete e poi se utilizzate Premiere, create magari un livello di colorazione, prendete la vostra, il vostro Lumetricolor, prendete il vostro Lumetricolor e andate a prendere la LUT di input. E poi quello che dovete fare è giocare con le luci, ombre, contrasti neri, perché ovviamente ragazzi non sarà mai perfetta per ogni clip, quindi chi ha Nikon sicuramente avrà una clip quasi pronta, mentre per tutte le altre, come state vedendo, questa è una clip per esempio di una Sony A7 III, oppure la clip girata con la Fuji XT4, o ancora una clip girata con una Nikon Z6 qui all'interno del mio studio, se utilizzato il livello di regolazione sarà molto più facile, perché potrete utilizzare uno l'opacità, due potete andare a gestire il metodo di fusione. Buona color, grazie a tutti e come sempre ci vediamo online. Girano i video di Aldo Ricci.